Andiamo da Paolo Renzetti, che è in compagnia del professor Albani, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Linea a te, Paolo. Grazie, buongiorno. Buongiorno dall'esterno del Covid Hospital di Pescara. Grazie al professor Alberto Albani, responsabile regionale della Task Force per l'emergenza coronavirus. Professor Albani, oggi il taglio del nastro del Covid Hospital di Pescara, subito pronti 36 posti che tra 10 giorni diventeranno 50. Sì, esatto, diventeranno 50 posti letto di subintensiva e questo consentirà il trasferimento di 50 pazienti dall'ospedale Spirito Santo di Pescara a questa nuova struttura. Questo farà sì che 50 posti letto saranno disponibili per i pazienti no Covid che in questa fase sono stati purtroppo costretti a rimanere a proprio domicilio e non essere ricoverati perché era in azione soltanto l'emergenza urgenza e i pazienti programmati erano rimandati. Questo permetterà all'ospedale Santo Spirito di Pescara, professor Albani, di tornare gradualmente ad una operatività e ad una normalità di servizio. Esatto, questo consentirà la ripresa di una completa attività da parte dell'ospedale e dare quindi quella risposta che tutti i cittadini si attendono da una struttura ospedaliera come quella di Pescara. È importante l'inaugurazione di questo Covid Hospital, professor Albani, e ne se ne è parlato anche in conferenza stampa questa mattina, perché questo complesso sorge all'interno della cittadella ospedaliera e dunque un domani sarà parte integrante del corpo centrale dell'ospedale. Esatto, perché già durante la fase del Covid, essendo una patologia che richiede una multidisciplinarietà, quindi un approccio multidisciplinare e quindi c'è la possibilità di avere più specialisti contemporaneamente al letto del paziente, e questo lo consente soltanto una struttura che si trova all'interno dell'ospedale. Dall'altra parte, quando finirà, speriamo il prima possibile, questa emergenza Covid, questa struttura potrà essere utilizzata ad esempio come struttura per il dipartimento medico, quindi che libereranno posti per un maggiore spazio per l'attività chirurgica. Prima di dare spazio anche al collega Alfredo Primante da studio, le chiedo, professor Albani, qual è la situazione oggi all'interno dell'ospedale Santo Spirito di Pescara, i numeri per quanto riguarda proprio l'emergenza Covid-19? Sì, in questo momento abbiamo ancora un numero di pazienti elevati, ricoverati, non critici, circa 90, e due pazienti invece critici. La situazione quindi è piuttosto pesante, perché lo ricordo, Pescara da sola ha subito il 2/3 di tutti i pazienti Covid positivi. Alfredo. Sì, restando sull'argomento che hai appena introdotto, Paolo, e che ha accennato il professor Albani, volevo chiedere se si sono dati una spiegazione del perché è accaduto questo a Pescara e non in altri territori. Sì, questa è legata alla densità di popolazione per chilometro quadrato e anche per l'attività che è sempre stata il capoluogo sull'Adriatico. La densità di popolazione, gli scambi intensi fa sì che questa zona sia quella maggiormente esposta a Covid. Ecco, altra domanda, insomma, siamo alla vigilia della fase 2,5, la potremmo definire la fase 3, cioè quando andranno via le autocertificazioni. Che cosa vi aspettate, che cosa ci dobbiamo aspettare da questa nuova fase dell'emergenza? Ci dobbiamo aspettare una situazione buona, se non ottimale, se tutti noi, singole persone, adottiamo i criteri di sicurezza, cioè il distanziamento sociale e l'uso di mascherine. Se ognuno di noi si comporterà così, non proteggeremo soltanto noi, ma il resto della collettività. Se questo non sarà fatto da ognuno di noi, rischieremo di ritornare a una situazione veramente drammatica. Altra domanda che le faccio, che cosa sta accadendo a Vasto? Ieri il sindaco, insomma, ha fatto un appello ai suoi cittadini a essere prudenti, 5 contagi in un solo giorno, che cosa accade? Questo numero di contagi elevato è legato ad una comunità rom che si è recata a Campobasso ad un funerale di un loro familiare, per cui si è stata una diffusione piuttosto intensa di positività all'interno della comunità.
Paolo, se hai qualche altra domanda, altrimenti possiamo salutare il professor Albani. Sì, prima di salutare e di ringraziare ovviamente il... Sì, certo, prima di salutare e ringraziare il professor Albani, volevo un attimo tornare proprio a qualche numero di questa emergenza. Se ne è parlato anche in conferenza stampa, poi vedremo il servizio questa mattina sul numero di tamponi che potranno essere effettuati nei prossimi giorni. C'è anche questo nuovo macchinario, dunque verranno effettuati, possiamo dire, nonostante non ci sia più una vera e propria emergenza, sempre più tamponi. Esatto, saranno, avremo la possibilità di eseguire molti più tamponi e li andremo a eseguire non così alla cieca, ma andremo a tamponare zone a rischio, zone suscettibili, tipo le residenze sanitarie per anziani, le carceri, le zone in cui ci sono presenti già dei casi positivi, in maniera tale di fare una tamponatura la più efficiente possibile in zone a rischio. Per chiudere, professor Albani, quando inizierà il trasferimento dei malati Covid nel nuovo ospedale? Per i primi 32 posti pensiamo già domani, al massimo lunedì.